Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Quest'oggi continuiamo con Minecraft. Comunque sia, ci siamo. Abbiamo fatto la nostra fattoria, diciamo così. Qui abbiamo le nostre pecore. Come avete visto, ho chiuso tutto e ho fatto il primo tetto e adesso stavo lavorando al secondo tetto. Perché c'è una gallina lì? Com'è entrata la gallina lì dentro? Non lo so. Ah, sì, da qua. E stavo cercando di capire e vedere come fare il secondo tetto, perché onestamente il primo l'abbiamo fatto in quel modo, il secondo non lo so. 1, 2, 3, 4, mettiamo una torcia. 1, 2, 3, 4, mettiamo un'altra torcia. 1, 2, 3, 4, torcia. 1, 2, 3, 4, torcia. Poi vediamo un attimo perché vorrei fare dei lampioni, in teoria. 3, 4. 1, 2, 3, 4, torcia e 1, 2, 3, 4, torcia. C'è un... No, sì, boh. Va bene. Sì, mi sa che ho sbagliato. No, è giusto. Ok, perfetto. Possiamo entrare a tosare le nostre pecore. Ciao, pecorelle. Ci siamo dimenticati di prendere qualcosina. Si può... Sì. Mi sono dimenticato di prendere il grano. Va bene. Quindi il nostro stato delle cose sono pecore, mucche, la nostra casa. Ho cambiato anche qualcosina. Sto cercando di rifinirla. E poi da questa parte qui abbiamo, esatto, la nostra farm. Ok, che giustamente si fa ombra da sola perché... Perché c'è la luce dinamica. Vedremo un po' di capire come sistemare la continuum. Se ci va bene, se ci piace, ce la teniamo, altrimenti no. E adesso, vabbè, dovremmo raccogliere un po' di materiale per incominciare a cucinare. Ma il secondo step sarà appunto completare. Mangiamo un po', ok? Completare e fare un tetto alla stalla delle mucche. Vediamo un po', ce l'abbiamo tutto? No, ci mancano molti materiali, andiamole a recuperare. Ok, ci siamo. Ecco la nostra struttura. Aspetta che si vede col sole, non si vede tanto bene. Andiamo da questa parte. Flac, eccola qua. L'abbiamo fatta in maniera diversa perché appunto non voglio avere tutte le cose uguali. Quindi abbiamo questa nuova struttura che è la stalla per le nostre mucche. Tra l'altro una l'ho dovuta uccidere perché è scappata. Mi dispiace. Purtroppo è scappata. Perché avevo aperto così, è successo questa cosa. Tac, chiudo, raccolgo e lei è scappata. Però so che si può fare un trick su Minecraft, non so se è ancora possibile oppure no. Ovvero mettere un tappeto qui, salti sopra in modo tale da non utilizzare il cancelletto. Ok, raccogliamo. Abbiamo fatto anche il sentiero. Siamo a posto. Ok, raccogliamo anche la lana che ci serve. Questo qua non ci serve. Facciamo così, questo fiorellino qui lo piantiamo. Ok. E raccogliamo la lana. 1, 2, 3 e 4. Che ci servirà tantissimo per fare i cavi di alimentazione. I cavi elettrici. E acca... Oh, oddio, c'è il sole che ci abbaglia. Ok, accanto poi faremo anche quelle delle galline piano piano. O quelle dei maiali. Vediamo un attimo quale ci conviene di più. Per adesso direi che quasi ci siamo. Belle queste luci dinamiche che cambiano però. Peccato che la continuum è un po' strana, del tipo quando va via la notte, quando va via la luce, quindi di notte. Poi, come se è carina, si accendono le luci, si vede molto di più, molto meglio, ecco adesso le torce, perché sta andando via, come vedete. Quindi fa questo gioco di torce quando non c'è il sole, si accendono ed è veramente buio, però non so. C'è qualcosa che non mi convince, la luna è cambiata, perché adesso è gestita dallo shader, non più dalla resource pack.
Però c'è qualcosa che non mi convince. Vediamo un po' come si vede dall'alto. Così mi date anche voi un giudizio. E cosa ne pensate? Eccola lì. Cioè, è bella, per l'amor di Dickinson, è bella. Come quel creeper lì. Vediamo un po' se possiamo fare un po' di cecchinaggio. Se non sbaglio, questa è la distanza giusta. No? Ecco. Quel raggetto rosso che fa è veramente brutto. Ok. Ok, morto. Percentrato. Lì ci dovrebbe essere un ragno. Il ragno è bellino perché si vede. Ok, buongiorno. Quello che non mi piace, vediamo se riesco a farvelo vedere, è quando bruciano i mob. Eccoli qua. Vedete che si vede tutto nero? Non ho capito. Vedete? Come fa? Oltre ad essere impazzito. È un po' come vedere le piante sembrano morte. Cioè, viste da qua, ok, ma viste da qua, boom, sono tutte scure. Questa cosa qua è bruttissima. Ma quello lì cos'è? Un Enderman o un... No, non è. Pensavo che si muovesse. Bene, dopo essere passato di nuovo alla Chocapix, che è molto meglio, vediamo questa qua è la versione alta, quindi la Chocapix High. Andiamo a cucinare. Scusa, non qui, ma qui. Creiamo un bel po' di pagnotte perché la nostra raccolta di grano è andata molto 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 bene. Ok, abbiamo tantissimo grano e tante pagnotte finalmente. Le carote si potevano cucinare? No. Ok, ci conserviamo le carote, questo seme che è rimasto, il cotone che serve per fare la lana. E cosa ci manca? Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. A questo punto le pagnotte le conserviamo qui, ci portiamo dietro questa e questa e siamo pronti. Dovevamo fare esattamente i cavi. Esatto. Ok, che si facevano con il red wool o white wool o orange wood, qualsiasi tipo di cavo e più l'alluminio ingot. Vediamo se abbiamo tutti i materiali e iniziamo a costruire qualcosa che ci porterà nello spazio. Ah, Basic Factory Compressor. Esatto. Ci vuole questo, quindi ci vuole un steel casing e tanta roba. È tutto un discorso di roba, steel ingot, di steel ingot, da steel nugget. Ok. Ah, e vuole questo, comprese d'iron. Che si fa col compressor? Esatto, noi ci serve proprio questo, il compressor. Eccolo qua. Oh là là. Quindi alluminio, copper, un buffer e l'anvil. Ma noi ci serve la buffer che si fa col circuit fabricator. Eh sì, signori. Circuit fabricator. Che si fa con questa roba. Eccolo qua, questo ci serviva a noi. Aspetta, mi ricordo se si premeva la A si poteva mettere questo qui nel... Esatto, qua. Perfetto. Così non lo perdiamo. E poi l'aluminium wire. Ok, prepariamo il tutto e craftiamo il nostro primo oggetto avanzato. E vorrei anche ampliare la casa e fare uno spazio di laboratorio, non so se farlo sottoterra, magari con delle scale che scendono, vediamo, oppure... Ma è senza testa. Mi dispiace. Oppure ampliamoci sempre al pian terreno, non lo so, vediamo un po'. Ok, ci siamo, alluminio e wool, cioè lana. Ne abbiamo due esattamente, adesso ce l'abbiamo salvato qua, perfetto, ne dobbiamo fare due, poi dobbiamo fare una leva, una fornace e una redstone. Allora, poi ce ne da sei addirittura. Ok,
6 cavi. Buoni, perfetto, mi fa piacere. Nuova recipe sbloccata. Grazie. Poi dobbiamo fare esattamente. Allora, ci siamo. Ok, una fornace naturalmente. E ci serve un po' di cobblestone. Dovremmo avercela o l'abbiamo finita tutta? No, ce l'abbiamo. Facciamo una bellissima fornace. Ogni volta vado nella fornace. Oddio, Yota, stiamo incominciando a perdere la manina su Minecraft, eh? Dopo tanti mesi che non ci gioco, eh? Ok, una fornace. Poi devo fare una leva. Ok, una leva. E la facciamo direttamente così. Red stick, purple stick. No, qualsiasi. Ok, infatti mi sembrava strano. E poi due bottoni. Uno mi serve un altro, grazie. E due. In teoria adesso. Ah, ci manca la redstone. Allora prendiamo uno di questo, mettiamo qui per adesso e facciamo la nostra con questa fornace. Ok, sì, dobbiamo incominciare anche a setappare molto meglio il nostro ambiente, perché non so se espandermi dietro o andare sotto. Di solito faccio sempre un laboratorio sotterraneo o il magazzino sottoterra. Non lo so, potrei fare qui delle scale, chiudere questo qui al posto del giardino, fare delle scale, andare giù, e incominciare a costruire o qui sotto, da questa parte qui, o magari qui sotto. Non sarebbe male. Vediamo un po'. Allora, dunque. Ci siamo, ragazzi. Il nostro primo oggetto della Galacticraft. Cioè, che ci avvicina molto al Raf. Here we go. Ce l'abbiamo fatta. To see this measure again? For Galacticraft help. Ok, ci dice di andare lì. Andiamo a vedere subito come funziona. C'è degli oggetti strani. Pietra rossa. Ok. Ma lo posso rompere e riprendere. Perfetto. Volevo vederlo anche dall'altra parte, vediamo com'è. Ah, ok, praticamente c'è una pietra rossa e uno di quello. Ok, circuito fabbricatore, vuole qua dentro tutto il materiale che ci diceva appunto. Però mi sa che questo vuole corrente, io vedo qua corrente. Esatto, quindi dobbiamo generargli, dargli un po' di corrente. Per dargli corrente dobbiamo fare un generatore di carbone. Esatto, che anch'esso si fa con... Perché mi ha dato questo? Questo non lo voglio. Esatto. Circuito fabricator ce l'ho, questo. Allora, si fa sempre con l'alluminio che ce l'abbiamo, due di questi, tre di questi, quindi tre rame, quattro di ferro e una fornace. Quindi una fornace. Ce l'abbiamo già. Ok, una fornace. Poi 1, 2, 3, 4. Ce ne prendiamo 4. 4 e 3 di rame. Andiamo qui e non questo, ma questo, e generiamo anche il nostro generatore di corrente. Ora, il generatore di corrente come funziona? Cioè, lo mettiamo ovunque lui genera corrente oppure dobbiamo collegargli qualcosa? Not generating, hold it, ok. Quindi credo che dobbiamo collegarci qualcosa. Vediamo se abbiamo... Facciamo un test con il cavo. Sì, questo cavo qui. Sì, lo colleghiamo a... Credo qua, in teoria, giusto? Facciamo un test al volo, ma dobbiamo collegarlo per forza lì oppure dappertutto? Vediamo un attimo, eh. Ok, allora, se io metto questo qui, questo lo collego così,
No, volevo metterlo qua io. Qua così. Fermo un attimo. No, eh. Non capisco, ma mi adeguo. Eh? Non si può mettere? Solo da un lato? Non l'ho capito. Cioè, veramente non l'ho capito. Se lo metto unito? Ok. Proviamo. Qui vuole carbone. Andiamo a prendere un po' di carbone che non abbiamo qua, ma abbiamo qui. Gli mettiamo del carbone, vediamo un attimo e vediamo cosa fa. Ah, sta generando. Calore, ok. Quindi questo qua non ha potenza. Come si alimenta? Vediamo un po'. Se io faccio così. Forse così. No, ma forse. Ah, forse ho capito. Allora, togliamo anche questo e vediamo un po' se ho capito bene. Dunque, e infatti era come pensavo. L'ingresso ce l'ha così. Non so perché. Ha detto di far così. Comunque consuma tantissimo carbone. Se lo tolgo, continuo fino a bruciare quello che c'ha. Adesso lui è alimentato. Esatto. E c'ha corrente elettrica. Perfetto. Il discorso è che quello consuma tanto carbone e bisogna metterli in questo modo. Esatto. Cioè, questa è l'uscita. La sua. Aspetta, facciamo luce. Ok. Questa è la sua uscita. E invece questo è il suo ingresso. Perfetto. Abbiamo il nostro primo macchinario tecnologico su Minecraft che ci porterà là, oltre le stelle. Esatto. Bene. Signori, direi che per oggi è tutto. E off camera incomincerò a farmare tanti oggetti e in modo tale che così vi evito di guardare me che piccono, scavo, faccio cose veramente inutili e noiose per voi da guardare. E si vede il bordo nero. Bene, per oggi è tutto. Come sempre, io vi saluto. Grazie di essere stati con noi. Commentate, lasciate un like, un dislike, whatever you want. E ricordatevi, come sempre, siete mitici. E alla prossima. Bye bye!